Buonasera a tutti, bentornati alla nostra diretta. Questa sera avremo un'altra nostra super ospite. Ovviamente, come siete abituati, veramente ormai questa, ricordiamo, 7 su 7, social party non si ferma mai. Abbiamo addirittura e acceleriamo la nostra super settimana. Abbiamo ogni giorno o interviste o DJ set, quindi veramente una cosa spettacolare. Questo weekend e questa settimana veramente super, social party non ha più limite, non si pone mai limite, anzi si cerca di superarsi sempre per portarvi nuovi contenuti. Allora, come dicevamo, sì, come abbiamo sempre sottolineato, ci piace sempre sottolineare il fatto che noi al centro del nostro progetto ci sono le donne e vogliamo insomma valorizzare il ruolo della donna in questo settore attraverso, ovviamente, come abbiamo visto, abbiamo iniziato dalle DJ e abbiamo iniziato anche a intervistare la prima vocalist, quindi. Ma ci saranno altre sorprese, ovviamente non vi rivelo ora perché sarebbe troppo, troppo semplice e troppo facile, quindi vi lascio un attimino un po' di suspense per le prossime volte. Intanto salutiamo quelli che sono appena arrivati in diretta, salutiamo Anna, benvenuti a tutti, insomma, benvenuti al Social Party 2.0, benvenuti in diretta. Adesso ci colleghiamo con la nostra ospite di stasera. E stasera avremo Ginevra Fulco, la nostra DJ italiana che ci ha già fatto compagnia nei vari DJ set con noi, ha fatto due DJ set per il social party, quindi per noi è solamente che un piacere averla con noi anche per questa intervista. Quindi adesso la invitiamo in diretta, Ginevra Fulco, e ci fa solamente che piacere. No, Anna, siamo italiani, siamo veneti doc, veramente siamo orgogliosi di essere veneti. Allora, adesso stiamo aspettando il collegamento con Ginevra Fulco, la nostra super ospite di stasera. Stiamo aspettando il collegamento con la nostra ospite di stasera. Stanno aspettando il collegamento con la nostra ospite di stasera. L'aspettiamo, stiamo aspettando la diretta, il collegamento con lei. Quindi intanto vi salutiamo e salutiamo quelli che sono appena arrivati in diretta. Benvenuti al Social Party, benvenuti alla nostra diretta di questo giovedì sera ormai, perché sono ormai le 6 di pomeriggio. Allora, dicevamo, allora, ricordiamo sempre che Social Party questa settimana si supera portando contenuti al top, ovviamente sempre di alta qualità. E questa settimana saremo presenti 7 su 7 su 7 con contenuti sempre con le nostre DJ set in nazionali e internazionali. Saremo venerdì in Inghilterra a Londra, di preciso Londra. Sabato saremo con Erika Grace a Bologna e domenica finiamo la nostra settimana a Milano con DJ Sasha, che la salutiamo. Allora, rinvitiamo alla nostra diretta Ginevra Fulco. Salutiamo quelli che sono appena entrati in diretta con noi. Buonasera a tutti. Tanto, come vi dicevo, il social party questa settimana veramente è presente ogni giorno, DJ set, interviste, veramente cercando sempre di mettere. Eccoci qua, salutiamo Ginevra Fulco, adesso ci colleghiamo con lei, la nostra super ospite di stasera. Eccoci qua. Eccoci, stiamo collegando con la nostra ospite di stasera, che veramente è un piacere Ciao, vederla. Eccoci, ciao Ginevra. ciao, Ciao, come va? Bene. piacere, tutto bene, grazie, tutto bene. Allora, Sono come dicevamo. nel mio portico.
a casa mia dietro c'è il giardino, quindi c'è anche il sole oggi, fortunatamente. Meglio di così, insomma, non sì. Si può avere. Allora, come dicevamo, ovviamente a noi ci fa solo che piacere e onore averti di nuovo ospite con noi. Ricordiamo, grazie. Ha fatto con noi due DJ set che veramente ce li ricordiamo ancora e ci fa ovviamente che piacere averla con noi oggi. Questa. Fantastico quello del 25 aprile per la nostra festa. Sì, 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 certo, ricordiamo. Ricordiamo che era quei giorni là. Allora, come per le tue colleghe, noi ci piace sempre iniziare con una domanda classica che ci pare anche giusta farti, insomma, chiedendoti cos'è che ti manca di più in questo. Cos'è che ti manca di più? Mi senti? Sì, 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 ti sento. Sì, volevo chiederti, insomma, cosa ti manca di più in questo periodo un po' particolare, lontano dalle live? Beh, diciamo che mi manca un po' proprio la socialità, il vedere le altre persone in generale, sia come ragazza, come studentessa universitaria, ma anche come DJ, non poter, diciamo, arrivare direttamente alla gente in live, comunque è brutto. Però devo dire che comunque con questo periodo quello che avete fatto voi è una cosa bellissima, cioè entrare in casa delle persone sui loro profili Instagram, sui loro profili social e portare sempre la musica proprio che, come se uno fosse in discoteca, è veramente bello. Quindi, diciamo, si è perso un po' il contatto, diciamo, umano, ma comunque uno ha trovato sempre la strada per arrivare al cuore delle persone, che è secondo me quello che comunque la musica deve fare, insomma. Certo, guarda, grazie di aver sottolineato questo. Noi ovviamente siamo contenti e cerchiamo ovviamente di continuare con questi contenuti. Dico la verità, la roba più bella, ovviamente, come dicevi te, magari sì, entrare nelle case, ma entrare nelle case anche ovviamente allargando di più il giro, ovviamente girando il mondo. In Brasile e Argentina è veramente stato, secondo me, Certo, spettacolare. diciamo abbiamo visto che comunque i social ci permettono veramente di non avere confini e di poter suonare fino a New York, all'Argentina, Spagna e quindi in tutta Europa. Veramente non abbiamo più confini ed è bellissima questa cosa che comunque la musica anche in questo caso è riuscita a vincere e non si è fermata. Veramente bello. Certo, sì, ovviamente la musica, come ricordiamo, anche nei momenti difficili crea coesione e aiuta anche, magari persone che si sentono magari con grosse difficoltà, riescono, diciamo, a risollevare un attimino il morale, secondo noi, ovviamente, secondo tutti. Sì, è vero. E speriamo insomma di continuare anche non più in questo periodo, diciamo, ahimè, catastrofico, ma di continuare anche in tempi migliori e di non fermarci. Io vi auguro veramente di non fermarci e ecco, spero di poter continuare comunque una collaborazione con voi assolutamente. Quando volete, lo sapete, ci sono. Grazie, insomma, per la disponibilità che ci hai dato fino all'inizio, e però adesso ovviamente penso anche quelle persone che ci seguono siamo curiosi, insomma, di sapere, ci addentriamo un attimo nella carriera, nella biografia di Ginevra Fulco. Allora, ovviamente partiamo dall'inizio, ci sembra giusto iniziare da tutto, da quando è iniziato, insomma, la tua ovviamente da giovanissima, la tua carriera, e insomma, Sì. siamo curiosi di sapere come mai, come ti sei avvicinata alla musica? Beh, diciamo che la musica ha fatto parte della mia vita proprio sin dalla più tenera età, perché comunque ho iniziato a suonare il pianoforte, poi sono anche andata al conservatorio, però siccome sono anche appassionata di, diciamo, proprio elettronica, quindi computer, linguaggi di programmazione, ho visto che fare la DJ comunque mi permetteva di unire questi due mondi, queste due mie passioni, e quindi ho anche la fortuna di avere mio padre che quando aveva la mia età, insomma, ha intrapreso anche lui questa carriera, sempre, diciamo, in maniera voglio dire giocosa, nel senso che comunque come un hobby, come un modo per esprimersi, perché per me fondamentalmente fare la DJ è questo, è il modo che ho per esprimermi veramente al meglio.
E quindi da quando ho 13-14 anni, insomma, ho detto metto un attimo da parte il pianoforte e inizio proprio a suonare con i piatti, suonare nelle discoteche. E quindi ho iniziato dalle feste dei miei amici, dalle piccole feste, magari addirittura organizzavo anch'io feste a casa mia per poter proprio anche suonare ed esercitarmi. E da lì poi ho, nella mia zona, poi quando mi sono trasferita a Roma, ho continuato a suonare anche in altre realtà di Roma e poi mi sono anche affacciata e avvicinata al mondo della radio. E quindi diciamo mi sono dovuta sempre però un po' fare largo in quello che è un mondo altamente maschile, perché comunque diciamo ricordiamoci che una donna DJ, diciamo, è una figura sempre che comunque deve farsi molta, molta strada. E quando ho iniziato, quando ero più piccolina e pubblicavo per dire i miei DJ set su YouTube, che producevo, diciamo, nella mia stanzetta, mi ricordo proprio di commenti di persone che dicevano: sarebbe addirittura carino. Se l'avessi fatto tu, quindi c'è sempre stata proprio questa cosa di doversi, ecco, appunto, sempre fare strada. E, però a me piacciono le sfide, poi è la mia passione, cioè, quindi io suono principalmente per divertirmi io e poi spero anche di far divertire la gente, di trasmettere comunque, diciamo, le mie emozioni di felicità, di gioia, che comunque è quello che uno vuole provare quando va in discoteca, quando va a sentire un concerto, insomma, credo sia questo la cosa più importante, diciamo. E quindi la passione per la musica ha sempre fatto parte veramente della mia vita e poi, ecco, è sempre in un continuo mutarsi, cioè diventa magari sempre qualcosa di nuovo. Da pianoforte sono passata ad essere DJ, poi anche il discorso della radio, che è comunque qualcosa che ti dà tanto, è anche in quel caso che mi ha fatto personalmente crescere tanto, perché anche lì ancora di più magari c'è un allenamento che diventa sempre costante, perché comunque va bene che uno può essere talentuosissimo, per carità, però io credo che per far bene qualcosa bisogna anche diciamo, avere un appuntamento fisso, diciamo, dedicarcisi a tanto e costantemente, ecco. Sì, certo. Guarda, allora ci piace il fatto che hai sottolineato che secondo noi ci pare ingiusto che ancora nel 2020 ci sia ancora, tra virgolette, differenza tra maschio e femmina. Poi, come dicevi, abbiamo visto un'altra intervista che hai fatto sempre con alcuni dei tuoi colleghi, purtroppo il ruolo della donna in questo settore viene visto solo magari per la figura che lei rappresenta e non per veramente quello che realmente fa. E questo ci pare ingiusto, ovviamente. Secondo me, dal mio punto di vista, c'è sempre poco rispetto in generale, ma di più magari per le donne. Magari mi puoi sottolineare te questo fatto, ovviamente, da donna. Sì, no, infatti diciamo che questo è un problema. Poi personalmente, diciamo, l'ho anche abbastanza vissuto, devo dire, sulla mia pelle. E poi un'altra cosa è il fatto dell'età, nel senso ho trovato molti ostacoli, anche perché comunque ho iniziato che ero piccola, avevo meno di 18 anni e tuttora ho 19 anni, che quindi, diciamo, mi ritengo ancora molto giovane. E anche in quel caso, certo, uno sempre si sente dire: beh, però va bene, è brava, però magari è piccolina, cioè deve ancora finire il liceo. Quindi, diciamo, però piano piano uno, se questa è la tua passione, riesci ad andare avanti, ti fai forza e quindi in qualsiasi modo vai avanti e esci anche più forte da queste situazioni. Sì, certo. Condivido pieno insomma, quello che hai detto e penso che alla fine l'importante è che alla fine insomma, quando inizi insomma, questa professione che secondo me è un po' particolare rispetto alle altre, devi
sapere già a cosa vai incontro, ovviamente devi avere già obiettivi chiari e ovviamente penso che prima inizi meglio è. Sì, beh, però credo che alla fine, come tutte le cose, se uno ha passione può iniziare anche in tarda età. Quindi credo che alla fine, diciamo, uno riesca a raggiungere i propri obiettivi, quindi in qualche modo riesci sempre a veramente a seguire la tua strada, insomma, ecco. Sì, certo, ovviamente. Sì. Dipende anche sì, dalla passione che si ha, come dicevi te, giustamente. Allora, sappiamo benissimo che purtroppo il mondo della notte sta subendo un duro colpo e purtroppo addirittura viene da dire che magari non viene neanche considerato o addirittura non nominato. Volevamo sapere da te, insomma, il tuo punto di vista, secondo te, quando si potrà realmente ritornare. Diciamo che io sono un po' pessimista, nel senso che è proprio la mia natura quella di essere leggermente pessimista. Io ecco, andrei cauta, anche perché comunque abbiamo visto che ci sono anche veramente altri modi per arrivare al cuore delle persone, che è quello che sostanzialmente il DJ, come ogni altro musicista, fa. Quindi, per dire, con voi abbiamo già sperimentato il fatto di poter suonare veramente da tutto il mondo e di continuare a farci sentire. E io spero che si riprenda la vita normale comunque al più presto, però andrei cauta perché bisogna sempre avere diciamo anche rispetto e aiutare chi comunque è la fascia più debole, che sono i nostri nonni, cioè le persone anziane. Perciò, diciamo, se uno vuole andare a fare la serata in discoteca, prende quello che prende e poi saluta i nonni e li attacca, sappiamo cosa. Insomma, ritengo che si possa anche un attimo mettere un freno e riprendere in tempi migliori, perché la musica alla fine non scappa, diciamo. Sì, certo. Sì. Quindi te dici che magari è ancora presto per poter pensare a ripartire, quale potrebbero essere un te, tra Forse perché virgolette, comunque mettiamola una sono, data. diciamo, gli spazi aperti, quindi diciamo si può tornare a quando si ballava nelle discoteche una volta, in cui ognuno aveva il suo blocco sulla pedana colorata, quelle Sì, negli sì, anni sì. 80, in cui ognuno stava lì, ballava. E quindi un distanziamento in questo senso io credo che si potrebbe fare, ecco, quindi essere accorti e riprendere magari con il dovuto distanziamento per poter riprendere quella che è comunque una diciamo un'attività che fa parte sempre della nostra vita, cioè deve far parte sempre della nostra vita, perché è un divertimento come per esempio l'andare in palestra. Però ecco, diciamo, da studentessa di fisica, cioè nel senso da aspirante, passatemi il termine, un po' scienziato, cioè nel senso da una persona che studia comunque i numeri, andrei sempre cauta. Cioè, è bene aspettare per poter riprendere la vita di tutti i giorni, cioè per poterci riappropriare della nostra quotidianità, cosa che ci è stata tolta. E quindi per poi non dover, diciamo, arrivare a tempi che sono ancora più Quindi tumultuosi. ritornare indietro magari. Ecco. Sì, magari andando troppo prendendo decisioni troppo affrettate si rischia insomma, il fatto di la cosa di poter magari ritornare indietro, che ovviamente sarebbe veramente una cosa tragica. Esatto, anche perché non sappiamo fino a quando il nostro sistema sanitario non arriverà al collasso, nel senso siamo quasi, abbiamo quasi raggiunto il limite, per cui mettere un attimo un freno per poi non dover, diciamo, avere problemi dopo, secondo me sarebbe l'opzione migliore, anche perché diciamo che
noi al centro sud, diciamo, e anche le regioni del sud non hanno neanche purtroppo le strutture che hanno avuto a nord, quindi è un bel casino, insomma. Quindi Sì, certo. andrei molto cauta, diciamo. Quindi ovviamente magari aspettare, cioè aspettare di più, magari ritornare, se, ovviamente come si dice, sempre più forte di prima, magari ritornare alla normalità completa, insomma, dici, totale e non Però parziale. l'estate ci permette comunque di ballare all'aperto, di vivere all'aperto, quindi io sono per comunque continuare, cercare un modo di ricominciare, perché questa è un'attività veramente come tutte le altre, andando cauti, però veramente con il distanziamento sociale che ci richiedono ormai ovunque, quindi io credo che comunque poter suonare all'aperto su una spiaggia con le dovute precauzioni oppure in un parco sia forse quasi la soluzione, cioè sia comunque bellissimo e da poter attuare come soluzione. Speriamo anche noi, insomma, di ritornare il prima possibile alla totale normalità. Allora, ci pare giusto farti, magari potrebbe essere una domanda cattiva, ma noi siamo, come diciamo prima, fiduciosi e positivi di un possibile ritorno al più presto e domandandoti quali sono i progetti e le speranze per il tuo futuro. Beh, diciamo che nel mio futuro più prossimo ci sono gli esami, quindi per il momento mi concentrerò principalmente su quelli e poi comunque ecco, l'augurio che faccio a me stessa, diciamo tra qualche mese, tra qualche anno, è quello di continuare la sua passione di suonare e comunque di divertirsi sempre. E di cercare di arrivare sempre più persone. Questo. Sì, ovviamente mettendosi, ovviamente, diciamo, tra virgolette, metti da parte al momento un po' la musica e metti ovviamente davanti più importante gli studi Sì, universitari. diciamo che tra un esercizio difficile e l'altro, però mi piace magari mettermi e cercare sempre qualche nuova canzone da poter inserire nei miei DJ set oppure mettermi e produrre insomma DJ set, canzoni. Sto pensando anche di iniziare a produrre perché credo sia arrivato anche il momento. I tempi sono maturi, diciamo. Sì, Quindi prima o assolutamente. poi uscirà anche qualche mio pezzo, ecco. Quindi abbiamo avuto anche una piccola anticipazione, quindi veramente Sì. esclusiva, insomma, questa intervista. Bene, ovviamente noi te lo auguriamo, ovviamente ci mancherebbe che tu possa continuare e riprendere, addirittura ovviamente allargare, insomma, i tuoi obiettivi e ovviamente cercare di aumentare ovviamente anche la tua visibilità, ci mancherebbe, noi te lo auguriamo. Grazie. Allora, sì, noi pensiamo che ovviamente come ogni artista avrai sempre sì, insomma, come ogni persona si piace differenziarsi dagli altri e quindi ti mettiamo un attimo alla prova, adesso vogliamo sapere, insomma, da te se riesci a descrivere il tuo stile in 3 parole. Allora, diciamo che il mio stile è metamorfico, cioè mi viene in mente questo continuo cambiamento, questa continua evoluzione. Che diciamo, magari mi contraddistingue perché cerco di cambiare, non dico genere, però trovarmi sempre delle nicchie diverse, cioè cercare sempre nuovi suoni sostanzialmente da poter inserire nel mio bagaglio musicale. Un'altra cosa è profondo perché per me la musica è comunque una questione diciamo di studio, è qualcosa di serio, nel senso che anche nella musica mi piace non fermarmi alla superficie, ma arrivare nelle profondità degli abissi, diciamo, e anche naturale, perché cioè, ho la fortuna che la mia passione è nata da bambina, quindi è una cosa che mi viene naturale. Mettermi
e suonare. Quindi credo che siano questi i tre aggettivi che descrivano meglio sia la mia persona e anche il mio modo di fare musica. Ritengo siano Sì. questi. Bene, ovviamente si apprezza sempre di più ovviamente diciamo, l'umiltà di un artista veramente. Non è da tutti sicuramente. Grazie. Questo veramente. Te lo dico perché ovviamente è una cosa bella e secondo noi. Grazie. Grazie. Allora, sì. Che dirti, insomma, e noi ovviamente ti ringraziamo e ti auguriamo prima possibile di ritornare veramente prima possibile in pista. Però l'ultimissima domanda che ci fa Sì. spontanea, ovviamente, relativa a come ti senti iscritto all'ultimo aggettivo, insomma, ti piace sapere, insomma, sappiamo che vari spesso nei tuoi 17, anche con noi, hai svariato spesso il tuo genere, vogliamo sapere qual è la tipologia di musica che preferisci di più suonare. Allora, è una domanda difficile perché comunque la musica è tutta bella, sia dalla musica classica, quella che, i cui concerti durano 6 ore, le liriche greche, diciamo, che la più techno dove il disco dura 6 ore. E, però personalmente il genere che preferisco è magari la deep house, tropical house, quindi sono quei ritmi veloci ma non troppo, che ti ricordano l'estate in riva al mare con gli amici, in cui sei lì e balli senza pensieri. Quindi questo è il mio genere preferito e questo è quello che proprio mi piace suonare di più, perché credo che sia uno personalmente quello che trasmette più gioia, ti fa, ecco, finire in un'altra dimensione, ecco, che ti riporta ad altre dimensioni. A momenti felici. E Sì. come dicevi te, ovviamente te, attraverso la musica, ovviamente cerchi di creare anche insomma, quello che vuoi trasmettere, giustamente. Bene, sì, no, ovviamente interessante, perché ovviamente dobbiamo sapere che ovviamente ogni artista ha il suo stile, ovviamente conoscere stili diversi fa sempre piacere, è interessante anche distinguersi dagli altri, giustamente come dicevi te. Allora, noi ti ringraziamo di cuore veramente per la disponibilità già data veramente attraverso i tuoi DJ set, ce li ricordiamo ancora bene, veramente, ci ha fatto solo che piacere e ovviamente ti auguriamo prima possibile ovviamente tutti assieme di ritornare in pista, di saltare, di divertirci tutti assieme, ovviamente con moderazione, però allora a sto punto ci piace, insomma, sembra giusto dire magari aspettare un po' di più, però magari goderci di più veramente il mondo della discoteca, il mondo della notte, magari è giusto così. E niente, insomma, ovviamente grazie ancora di cuore, ovviamente buona fortuna per tutto e ovviamente sai che per noi sei sempre sempre la benvenuta al Social Pub 2.0, quindi ci fa solo che piacere. Grazie mille di Grazie, cuore e grazie a voi per la vostra grazie a tutti. veramente bellissima iniziativa, moderna, fresca. Che di un'Italia veramente che vuole andare avanti, di noi giovani che non siamo i soliti debosciati come ci descrivono, ma siamo ragazzi che hanno voglia di fare, voglia di continuare, di ricominciare. Quindi vi auguro a voi di continuare assolutamente con il vostro bellissimo progetto come già state facendo e anche voi siete in continua evoluzione. Sì, certo. Quindi ecco, grazie e a presto, spero di tornare sui vostri schermi, sulle vostre pagine al più presto con nuova musica e nuovo divertimento, ecco. Grazie veramente a te, grazie anche insomma, che ci piace anche l'idea. Guarda, noi sinceramente il sogno nel cassetto nostro l'abbiamo rivelato a pochi, ma sembra giusto visto che ce l'hai. Hai accennato, insomma, ci piacerebbe il nostro il progetto che abbiamo in mente è quello di portare il nostro format nei vari locali o feste private. Questo era ovviamente con generi diversi. Questa era l'idea che ti piacerebbe provare a portare. Insomma, questo è un obiettivo che abbiamo davanti e proviamo, insomma, a farci conoscere al momento, ovviamente, perché come tutte le cose, prima ci deve essere un attimo un po' di gavetta e un po' di conoscenza Certo. e sperare magari di realizzare qualcosa di concreto prima possibile. Grazie ancora, veramente, ovviamente. Bisogna sempre faticare, purtroppo, però. Sì, certo, ovviamente. Non si ottiene niente, cioè non si ottiene niente
Bisogna sempre ottenere qualcosa, un po' di impegno e costanza, come tutte le cose, penso anche, Assolutamente. soprattutto come la tua professione. Grazie mille a tutti, veramente, grazie di cuore a Ginevra Fulco per la disponibilità e ovviamente a presto, ovviamente, speriamo. Grazie a tutti, Certo. buona Grazie serata. a voi. Ciao.